グ無双。Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su One Piece Kaizoku Musou. Sono Tia di GameStart News. Oggi vediamo come si impostano le monete per sbloccare le skill o potenziare le nostre abilità. Prendiamo un personaggio a caso, in questo caso proviamo con Rufy. Proviamo a selezionare una mappa con la seconda opzione e andiamo nel menu delle monete. Allora, quello che ci troviamo davanti, essendo tutto in giapponese, non è certo facile da capire, ma adesso proviamo di spiegarlo brevemente. Per impostare le skill dobbiamo scegliere tre monete in relazione fra loro. E in questo caso, per fare una prova, io vi faccio vedere la combinazione di Aesop con il lupo della CP9 assieme a un vuoto di memoria. Buggy, ecco loro tre, per dire. Adesso vedete che sotto è comparsa una scritta gialla e con questa combinazione non mi daranno dei bonus, però attivano la skill. Questa in particolare ci serve per ottenere monete più rare, che non significa più monete purtroppo, però monete più rare, che sono molto utili perché più sono forti più parametri aumenteremo. Adesso vediamo come. Un'altra cosa molto bella, per dire, la potete fare con tre spadaccini. Il terzo potrebbe essere Brook, per dire. Con questa combinazione di tre spadaccini aumenta l'esperienza. Queste sono un po' le monete più interessanti che vi posso proporre. Vediamo invece ora come si possono impostare le skill. Premendo Start dal menu delle skill direttamente, qua sono riassunte tutte, ovviamente sempre in giapponese. Quelle che avete già sbloccato le potete vedere in neretto. Per dire, potremmo selezionare questa della CP9. Selezionando dopo una riga andremo a inserire. Qui ci fa vedere le monete che potrebbero creare questa combinazione. Noi, selezionandole, per dire, ecco, creiamo la skill CP9 e la possiamo usare. Oltre a questo, più interessante di questo, anzi, c'è il potenziamento delle nostre abilità. Con L1 ed R1 possiamo scorrere l'ordine delle monete, e se noi selezioniamo, questo è il simbolo della vita, simbolo giapponese della vita, questa per l'attacco, questa per la difesa. Qui ordina le monete per stelline, più sono alte le stelline più vengono messe in cima. E a noi adesso ci interessa, proviamo con l'attacco. La moneta centrale che sceglieremo influenzerà la caratteristica che potenzieremo. In questo caso andiamo a mettere Boa, che è di tipo offensivo, lo potete vedere perché c'ha il simbolo del pugnettino, e vedete anche sulla destra il simbolo del pugnettino affiancato con appunto il l'ideogramma dell'attacco. Selezionando Boa, adesso tutte le monete che metteremo influenzeranno solo la parte offensiva del nostro personaggio. Vedete Rufy che ha una tacchettina che risplende sulla destra nelle statistiche. Se mettiamo in ordine per stelline e scegliamo, per dire, Crocodile, ci dà un bonus. Vedete che c'è una stellina, una mezza stellina rossa che lampeggia sotto a Boa, e sulla destra la barra di Rufy è aumentata. Se al posto di Mr. 3 mettiamo per dire Kizaru, otteniamo ancora un potenziamento, e questo potrebbe essere un buon inizio per accrescere le nostre caratteristiche, visto che, come vedete, cresce, insomma, sostanzialmente. Se poi proviamo a potenziare ulteriormente, adesso che ho sbagliato, le skill offensive, per dire, mettiamo questa bellissima spada che prende Zoro, e poi ci mettiamo dietro qualcos'altro con molte stelle, otteniamo un altro miglioramento. Vedete che sommando uno con l'altro cresce ancora. Su Boa poi ci sono i simbolini dei cuoricini, perché insomma dà questo bonus lei. E ogni moneta ci offre un ulteriore potenziamento a seconda delle skill, di quanto bonus possono prendere, eccetera eccetera. E in questo menu, utilizzando il tasto quadrato, possiamo invertire le monete. Ovviamente cambierà tutta l'assegnazione dei bonus. In questo caso, per dire, Crocodile dà un bonus di vita e quindi aumenta la vita. Se rimettiamo Boa ci aumenta di nuovo l'attacco.
possiamo mischiare sia skill con potenziamenti, però non possiamo farli in contemporanea, ovvero queste skill qua degli spadaccini non mi danno anche i loro bonus offensivi, difensivi o di vita, ma unicamente la skill, solo e semplicemente la possibilità di usare la skill, in questo caso con gli spadaccini era più esperienza, però non ci daranno i bonus offensivi, difensivi o di vita. A seconda del vostro stile di gioco, io preferisco per dire uno stile offensivo, uso molte monete d'attacco e per dire se vi faccio vedere Zoro, che è il personaggio che ho più avanti come exp e che ho le monete migliori, vedete che la barra rossa che lampeggia è praticamente la metà di quella che lui avrebbe di attacco di base, quindi guadagna praticamente un 50%. Capite che più troviamo le monete rare, che sono quelle d'oro, che hanno 3 o 4 stelline, più possibilità abbiamo di accrescere il nostro potenziale offensivo, oppure appunto se preferite possiamo impostare una vita maggiore, per dire possiamo prendere Rufy, andare nel menu delle monete, mettiamo in ordine per vita, che è questo simbolo qui, la vita, e scegliamo per dire che ne so, possiamo scegliere Franky. Poi mettiamo in ordine per stelline. Se riusciamo a trovare dei personaggi che hanno una relazione con Franky, tipo qui c'è una relazione di rivalità perché sono comparse le spadine con Spandam, cresciamo ulteriormente come stelline. Vedete che le stelline che aggiunge Spandam sono in giallo e si mischiano con quelle di Franky. Però ci sono una stellina mezza rossa che sono date da questo potenziamento. O per dire, per provarne un ulteriore, qui c'è un altro bonus, però solo di stelline. Se vogliamo vederne uno, forse con... no, con lui non lo segna. Con Zoro, sì, per dire, c'è un rapporto d'amicizia, però si tratta di una mezza stellina di guadagnato, non tanto. Comunque vedete che, insomma, nelle statistiche del nostro personaggio crescono abbastanza. Come si fa a sbloccare queste skill? Allora, man mano che saliamo di livello con i personaggi possiamo sbloccare delle abilità nuove di combattimento e dei nuovi spazi per le monete. Più o meno in modo regolare, ogni tanto vedrete che vi darò un messaggio con scritto 1, significa che abbiamo uno spazio aggiuntivo per le monete. Quando arriviamo alle prime 3 possiamo mettere la prima skill, mentre dopo, che ne so, ci possiamo trovare con 3 più 1, allora possiamo mettere una singola moneta, non so, per dire, possiamo provare con Sanji forse. Ecco, Sanji per dire qua ne ha 2, qui non posso mettere una skill perché non posso mettere 3 monete in relazione, però posso mettere per dire, non so, voglio della difesa, posso mettere Kaku che dà molti punti di difesa e poi scelgo una con molte stelline perché la moneta di sinistra e la moneta di destra non influenzeranno il parametro, nel senso che se mettete una moneta offensiva non aumenterete l'attacco, a seconda di quante stelline ha la moneta andrete a influenzare il parametro di base che è dato da Kaku, in questo caso c'è anche il simbolino dello scudo proprio sopra direttamente alla sua moneta. Per oggi direi che è tutto, se avete delle domande non vi preoccupate, commentate, scrivete che avrete sempre una risposta. Ciao a tutti e ci vediamo con il prossimo video.